In una galassia vicina vicina, le popolazioni dei vari sistemi erano sotto l'egemonia di un tiranno. Il terribile despota paesiello schiavizzava e derubava gli hobbisti dello spazio di tutti i loro pupazzi. Nessuno riusciva a fermarlo, nessuno riusciva a fare hobby, eppure dal lontano sistema del paesiellon un eroe si fece avanti. Egli era un campione, un vero eroe, dal cuore puro e dall'animo caparbio. La sua fama di campione e di aver già sconfitto a singolar tenzone il tirannico paesiello fecero sì che gli abitanti galattici lo aiutassero nella sua impresa. Egli, così, partì alla ricerca di compagni per liberare la galassia da questa terribile dittatura. Ma il paesiello è forte e a proteggerlo ci sono le sue fidate guardie del corpo, le temibili Spice Girls. Dateci una P, dateci una A, dateci una I, dateci una S, Spice, sei il migliore! I Mega Generali Galattici! Amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo qui per presentarvi MGG parte seconda, Mega Generali Galattici, che si chiamerà MGG Senza Frontiere. Questo perché Pita ha l'abitudine di fonarsi in posti strani. Cosa succederà in questa edizione di MGG Senza Frontiere? Beh, questa volta sarà un casino totale. Ognuno di noi avrà un suo progetto bistico a caso che presenterà e ci saranno ben due squadre. Capitanata dal vostro amatissimo paesiello, lo dico per i parenti perché più di quelli ovviamente non lo amano, e dal campione in carica nazionale della guida galattica per modellisti, Giulio, quindi uno scontro ai vertici in questo caso, che saranno i capitani delle squadre e sceglieranno ovviamente per sé i componenti della squadra. Come faremo queste squadre? Beh, abbiamo detto, ci saranno ovviamente i due capisquadra che sceglieranno le squadre dopo che ciascuno di noi avrà presentato la propria idea, e quindi penso che faranno una fatica a scegliere qualcuno di decente in genere, però si lavora con quello che si ha. Oltretutto, per rendere un po' tutto più piccante, abbiamo deciso di rendere un po' giocosa questa sfida, in modo da dare dei punti ai vari componenti e quindi di conseguenza alle squadre in base a quello che porteremo durante il mese. Quindi potrebbero esserci punti relativi al aver finito una squadra, punti relativi ad aver utilizzato un particolare colore, potrebbero esserci dei malus per chi cambia progetto e una persona si sta nascondendo in questo momento. Pubblicheremo il sistema di punti in modo che potete giocare anche voi con noi. Grazie al nostro Tech Priest per la spiegazione dei punti, ma direi che a questo punto è giusto che si presentino i capitani. Cominciamo ovviamente dalla new entry, da chi ovviamente conoscete meno, da insomma diciamo chi ha cominciato ieri con l'hobby, quindi paesiello, prego. Buonasera e benvenuti a questa nuova crociata, a questo nuovo Mega Generali Senza Frontiere. Quindi in realtà questa sarà una serie di attività che faremo insieme senza esclusione di colpi, e io devo lavare un torto, ragazzi, io questa cosa ve la devo dire e la diciamo in questo momento. Io sono stato spodestato da mio cugino, quindi ho intenzione di raccogliere la squadra di hobbisti galattici più forte dell'universo e di portarla alla vittoria. Il mio progetto in particolare, per il quale richiedo
il vostro supporto e il supporto delle persone che sceglierò nella mia squadra, e legato al gioco più bello del mondo, che è Final Fantasy in questo momento, ma è l'eresia di Horus. Quindi, con la nuova uscita di Horus Heresy Age of Darkness, mi concentrerò sulla creazione di una forza degli Space Marine più umani che ci siano. I World Eaters, ovviamente. Quindi, il mio progetto iniziale sarà di creare una squadra da combattimento di divoratori di mondi, da magari schierare in battaglia anche il loro primarca gladiatore, quindi... Chi vuol partecipare sotto i miei colori è ben accetto e sceglieremo i partecipanti a questa grande missione. Grazie Paesiello per la presentazione. Tra l'altro tengo a dirvi che purtroppo i partecipanti non avranno scelta. Una volta scelti toccherà far parte della squadra di Paesiello, dico quello. Ma andiamo finalmente. Non mi interessa da dove scorre il sangue. Attenta. Andiamo a parlare col campione in carica, la punta di diamante di questo torneo, e quindi Giulio, a lei la presentazione. Io non potevo non raccogliere il guanto di sfida del mio cugino, e quindi sono qui per difendere il titolo guadagnato sul campo anni or sono, e raccoglierò la sfida iniziando la mia armata di Votan. Da vecchio giocatore di Nani non potevo che iniziare con questa fighissima armata, e quindi partire dal box che è appena uscito. Ovviamente, chi sarà sotto i miei colori vincerà di sicuro, perché voglio dire, ormai Alessandro dovrebbe appartenere al passato, dobbiamo rinnovarci, e quindi via. No. Ci sarebbe anche da dire, ma lo scoprirete strada facendo, che il nostro Giulio ha un libro dei rancori con il solo nome di Paesiello su ogni pagina. Solo per lui. Volte. Benissimo, questi sono i capitani delle squadre. Ora andiamo a vedere come sceglieranno i nostri capitani. Quindi, come presentare la diva della GGM? Direi che non c'è bisogno di presentazione. In questo caso mi conoscete più che benissimo. Il mio progetto era quello di portare i Votan, ma non ci ho ancora messo le mani sopra. Il mio secondo progetto di riferimento era quello di portare i cammellati del Signore degli Anelli, ma non ci ho ancora messo le mani sopra. E quindi la terza opzione che mi è rimasta è quella di creare una squadra di Blood Bowl, in questo caso, perché in futuro potrebbe essermi particolarmente utile, ma questo lo scoprirete più avanti. Il mio punto di forza: dare fastidio. Il mio punto debole, ovviamente, non ce ne sono, quindi mi spiace, la diva è così. Ciao a tutti, sono il Tech Priest Bren. Come sapete, GGM un po' di tempo fa cercava un tecnico e ne cercava uno bravo, non l'hanno trovato e hanno preso me. Per questo progetto, diciamo che l'idea principale è quella di fare un esercito di Horus Heresy. Nella particolare specie farò degli Emperor's Children lealisti, e per la prima volta farò dei pezzi kitbashati, cosa che di solito non faccio mai, quindi è un progetto a cui tengo molto. Ma visto che stanno per arrivare un po' di eventi, sicuramente mese per mese potrei variare un po' e fare una piccola squadra di Blood Bowl, una squadra di Necromunda, e quindi inframmezzerò parecchio. Il mio punto di forza, diciamo che sicuramente è l'organizzazione. La mia debolezza è che cambio un progetto, salto da un progetto all'altro come se fossi una cavalletta. Ciao amici, bentrovati! Il vostro simpatico Yuji di quartiere che vi parla. Allora, dopo le imprese di mega generali galattici che mi hanno visto portare con grande soddisfazione i miei orchi a devastare i campi del 40° millennio, battendo un sacco di mezze pippe con la Power Armor, e quest'anno ho deciso di... in realtà non ho ancora deciso di preciso, nel senso che anch'io sono stregato dai Votan come tanti dei miei colleghi qui presenti, ma temo di essere un po' bloccato per quanto riguarda lo schema di colore, ma sento comunque forte il richiamo dei nani,
e quindi vorrei riorganizzare e portare finalmente, realizzare finalmente un esercito di Caradhron, che da tanto tempo che sogno di portare sui campi di battaglia. E tra le altre cose, ultimamente mi è salita la scimmia di Mordheim, e dopo una squadra di orchi che ha fatto i giri della città maledetta e si è distinta per essere gli orchi più sciccosi, porterò degli Skaven, e quindi è il momento di tornare un po' nel vecchio mondo. Ho preso già tutti quanti i modelli che volevo, approfittando delle bande di Underworlds, e è tempo di mettersi sotto anche a dipingere loro. Io sono Huge, la mia forza è la straordinaria bellezza e il senso dell'estetica, e la mia debolezza è che amo tantissimo un calabrese. Marinai e terraioli! Ecco qui il vostro capitano Broccolo Pita Uncino, e chi più ne ha più ne metta. Questa volta tocca a me, dopo il disastro dello scorso MGG, che è iniziato con un cambio progetto che non è nemmeno stato portato completamente a termine. Questo MGG senza frontiere, come dice il titolo, mi porterà a spaziare da Age of Sigmar, ma per la prima volta, seriamente, lo dico a video così si avvera, entrerò ufficialmente nel mondo di Warhammer 40.000. I Necron non contano, non sono mai esistiti, non l'ho mai fatti. Quindi il mio progetto principale sarà tentare di dipingere quanti più Votan possibili. Schema di colore che ho già cambiato, però rimane un'alternanza di giallo e viola in onore del grande Wario, uno dei miei personaggi preferiti dei videogiochi, con un tema e un po' di background calzato a pennello per questi Votan che si spingono al di là della Galactic Core per gestire una rete di casinò galattici. Background Astropath approved, quindi io sono a posto. Mentre farò i Votan, ovviamente, per non cambiare idea, alternerò il progetto con quello dei miei Ossiarch, che al momento sono a tema Tom Kings, ma chi lo sa che questo tema ovviamente non venga cambiato per questo progetto. Per il resto, se riuscirò ad evitare anche del linciaggio e delle sassaiole dei miei compagni, chissà che non ci finisca qualche nanetto del caos così un po' stampato 3D. Chi lo sa, non lo sa, non si sa, non si sa, non si sa. La mia forza è quella di essere un broccolo, essere estroverso, di avere un sacco di idee. La mia debolezza è avere un sacco di idee ed essere un po' troppo tollerante con gli elfi. Detto questo, a voi! Poteva il vostro Doc Nico non rispondere al richiamo della seconda edizione di MGG? Ovviamente no, infatti rieccoci qua. Questa volta però qualcosa di diverso, una sorta di ritorno alle origini. Infatti, mentre per la prima edizione ho deciso di fare un'armata ex novo, voglio tornare un po' a quello che ero quando ho iniziato questo hobby, ovvero fondamentalmente un pittore ispirato dai vari progetti, dalle varie miniature, dalle nuove uscite e cose simili. Quindi per questa volta non ci sarà un'armata, ma dedicherò il mio progetto hobbistico ai giochi skirmish, quindi giochi su scala ridotta che Mamma GV ha fatto negli ultimi anni, quindi che sia Underworld, di cui oramai ho una pila della vergogna indecente perché le bande le ho accumulate, ho solo tolto le carte e non le ho ancora nemmeno montate, Warcry, piuttosto che squadre di Blood Bowl, o anche dei board game tipo dei Cursed City che ho acquistato e messo in posti lontani, nascosti e tutto il resto. Punto di forza, direi l'enciclopedica conoscenza della gamma Citadel. Punto debole, la cedrata Tassoni. Ciao ragazzi, finalmente riesco a partecipare a un progetto MGG come si deve. Quest'anno, nel mio primo anno di debutto, vorrei portare avanti il progetto di un'armata a me tanto cara del 30K, quella dei Night Lords.
con qualche probabile digressione dei Soul Blight, che gli distrarranno ogni tanto fra un'armatura blu e l'altra. Il mio punto di forza è che sono addestrato a andare fino in fondo in un progetto e abituato un po' a dipingere vari eserciti. Il mio punto di debolezza è che non mi decido mai sugli schemi di colore finché non faccio 15 prove. Ciao ragazzi, sono Umbe e la prima volta che partecipo a MGG sono super emozionato, non ho mai fatto nulla di tutto ciò e sono qui invece del Pintador Mascherato che purtroppo ha subito un infortunio brutale in un incontro con Hasbullah Magomedov e quindi ho il compito di recuperare il suo progetto obistico di MGG, quindi terminare l'armata di Soulblight Gravelords, ma nel frattempo ovviamente, visto che comunque voglio fare qualcos'altro nella vita, mi dedicherò magari a qualcosa di, diciamo, estroverso e nuovo, sempre legato all'ambientazione di Age of Sigmar, perché sapete che a me piace moltissimo. Quindi Soulblight per finire il progetto del Pintador, che purtroppo è in ospedale dopo una 619 di Hasbullah, e ovviamente qualche modello da parte di qualche specialist game come Warcry, che adoro, e tra l'altro da poco ho visto cose bellissime, quindi devo assolutamente recuperarle e dipingerle. Allora, il mio punto di forza è che non ho un corpo fisico, non possiedo braccia, mani, corpo, non posso essere quindi, diciamo, colpito da Hasbullah Magomedov come è successo al Pintador Mascherato, quindi infortunarmi. Purtroppo il mio punto debole è che sono daltonico, quindi non vedo i colori. Ovviamente la mia squadra non poteva che chiamarsi i Pie Slayer, perché qui siamo tutti in cerca di vendetta. Mi hai sfidato, adesso te ne pentirai. Bene, caro cugino, invece la mia squadra, siccome sono molto affezionato a tutte le mie galattiche amiche, si chiamerà le Pie Girl, perché stasera ci saranno delle cose addirittura spaziali. Bene, quindi scegliamo i componenti di questa squadra. Come vogliamo fare? Io proporrei un duello all'ultimo sangue. Va bene. Oppure ce la possiamo giocare a Mora Cinese, va bene? Mora Cinese. Va bene, allora. Bim, boom, bale, giù. No, però, no, aspetta. No, io sono il campione. Io sono il campione. E parto io, basta. Scelgo Fra. Ottima scelta. Sì. Per dar fastidio, dobbiamo dar fastidio, quindi mi serve un esperto in questione. Beh, allora, Cugino, hai un gatto che ti è entrato nella videocamera. No. Allora, a questo punto, sceglierò uno dei più grandi pittori che ha avuto purtroppo il piacere di uccidere i miei templari, e quindi Huge, scelgo te! E andiamo! Sono una Pies Girl! Lo sapevo, me lo sentivo dentro. Grande Ale, vedrai che impariamo a giocare a questo cacchio di Warhammer 40.000. Se non puoi batterli, fateli amici, voglio dire. Quindi. Bene. Prossima scelta va su Pita. Del resto, collega di Vota, non potevo che scegliere lui. Guarda come è contento, Fra. Non hai l'audio. No, attimo, il microfono. Ottima scelta. Bene, almeno saremo in due, almeno in due Votan a cercare di sconfiggere il cattivo paesiello. Ce la faremo. Non ci riuscirete mai, perché io ho un asso nella manica, un asso ammantato di tenebra. Vai, fratellino Bob. Guarda che non è un asso, è un Ho fatto proprio la scelta giusta, Pais, in quanto il mio pennello è sempre in fiamme. Lo sapevo, bravissimo Bob. Ok, proseguiamo con le scelte. Allora, io scelgo sono indeciso. Scelgo Umber. Sì, cazzo, sì, andiamo. Vaffanculo, Pais, ti odio! Pais. Lo sai, Pais, che se Rogaldorn avesse i cingoli sarebbe un carro?
Eccolo, infatti. E mancano solo due ragazzi. Cosa darete per entrare nel Dream Team più famoso di tutta la GGM? Tan tan tan. I Pie Slayer. Sono i Pie Slayer. No. Scusatemi, io assolutamente, dopo gli anni 90 passati, devo assolutamente essere una... No, scegli me. Doc, io potrei portare... Un Cataciano, esatto, no, potrei portare... Il Cataciano in realtà devo prenderlo, quindi... Okay. Posso portare del prestigio internazionale. Essendo stato pubblicato, lui è bravo. Qua c'è dell'impact factor che pesa. Qua c'è della cosa. Non lo so. Perché da un lato c'è un collega di Horus Heresy, c'è un confratello di Horus Heresy. Però hai detto che farai. Dall'altra parte si crea la confraternita dei pennelli. Ma facciamo così, facciamo decidere al mio dado fortunato, è una moneta. Alla mia moneta. Il dado fortunato che è una moneta. Giulio, vengo con te, vai. Ho deciso io. Ma non è a barare in mano. frega niente del sei un corno analfabeta, Volevo dire il mio simbolo fortunato è uscito fuori da altro che Butcher Snails. Posso prendere anche un dado. Ma allora direi facciamo così. Accetto il suggerimento del Doc per il semplice fatto che voleva scappare e quindi sarà punito e castigato, e riconfiguriamo la confraternita del pennello. Quindi Doc, sei stato scelto da Corn in persona per servire nelle sue schiere. È un bel capitano. E vai che ci becchiamo il Tech Priest che fa danni e distrugge i video degli altri perché il Tech Priest. Oh! Esatto, lui il potere politico è sempre la scelta, più difficile da fare, quella di... Devo dire, ignorare un compratello. Voglio dire solo una cosa a tutti i miei compari di squadra e soprattutto al mio fantastico capitano Giulio, nonché campione in carica italiano. La nostra squadra è formidabile, unico peccato per Pita, ma vabbè. Lo sapevo, era ovvio. Perché Giulio? Io non volevo stare in squadra con Fra e Umbe, però... Perché Giulio ci hai dato Pita? Perché devi dare questo vantaggio alla squadra avversaria? Pita, diciamo che è Korn è un dio equanime, non rifiuta nessuno, quindi se vuoi passare nella mia squadra io ti posso accettare volentieri. No, Pita rimane con noi. Pita, comunque ma, pensa guarda, che... non l'ho difeso prima. Allora io deve rimanere con noi. Io non vorrei dire, ma essendo quello che cambia eserciti, nessuno mi vieta di cambiare comunque, squadra. Potresti sempre fare il Giuda Iscariota e farti corrompere da 30 danni. Ovviamente ognuno di noi ha il suo prezzo. Pita, vieni con noi, abbiamo gli stacchetti buffi del Moro. Siamo i pennelli in fiamme. Pita, voglio dirti solo una cosa. Pensa che quanto è brutto avere nella stessa squadra Umbe e Fra, e pensa quanto potrebbe essere molto più brutto averci come nemici. Aia. Non ti fare intimorire, tu avrai l'alta protezione. Aia. Del paesiello. Ma dai Pita, dai, resta con noi, cioè. Aia, ma resto nella squadra solo perché c'è Giulio e Marco. Ecco. Oppure puoi restare per no, dare no, è deciso. È deciso. Vabbè, è così, hai scelto Pita, mor. Che citazioni cult, dai. Hai visto? Perché esiste un solo signore del paesiello. Sì, e non sei tu. Come no? Io tossisco. Signore, questa sì che non si. È perché il vero signore del paesiello qui è Giulio. Questo lo diremo alla fine di questa competizione. E sarà lavata col sangue di Giulio. Lunga vita al re Giulio. Esatto. Siamo testimoni di questa eresia. Bravo, faremo l'eresia del paesiello. Nel senso che alla fine ti tradisci da solo e vai tu dalla parte di vita. io servo l'unico. Così. Comunque ragazzi, abbiamo due squadre molto interessanti secondo me, però i Pie Slayer non demordono. Abbiamo Pita che quando siete in superiorità numerica noi non vi temiamo, noi tireremo fuori il meglio delle nostre arti e dei nostri pennelli e vi faremo vedere i Pie Slayer.
Nel dubbio, nel frattempo che dice cosa lo possiamo mutare così tanto per... No, avete perso questa possibilità. Quindi, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Ciao. Galattiche amiche. Le squadre sono finalmente fatte. E ormai lo scontro in realtà è già iniziato. Finirà malissimo. E quindi che dirvi? Rimanete connessi e vedete che cacchio succederà. Ciao! Andiamo a vedere anche quello, perché non ce ne frega. I Mega Generali Galattici. Questo programma è stato presentato da Tonno Barzotto, il tonno del Capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere i peli. Parola del Capitano Pita. Tonno Barzotto, il tonno del Capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto. È colpa di Alessà, colpa sua. Io sabato sono tu. Cioè, non so, guarda, non solo, guarda, ma io vorrei dire questa cosa, perché effettivamente se stai ancora registrando, registra. Io mi devo sentire trattare così, perché sono andato a prendergli i pupazzi. Glieli porto a casa. Gli ho fatto ieri la basetta perché era in difficoltà, gli ho comprato il Milliput. Gliel'ho impastato io il Milliput, ho fatto io la basetta e mi devo sentire trattato così. Occhio Giulio, che se quando... Giulio, non ti ricordi, ma quando sei nato l'ostetrica era tuo cugino. No, io non l'ho ammazzato, l'ho letto quando potevo. L'ho inventato io, dicevo. Io Giulio comunque non lo toccherei il Milliput impastato da paesiello. Sta per una volta che impasta qualcosa, non lo pubblica posato su un piatto, è strano. È strano, sì. La prossima cosa farò io. Con la firma, tra l'altro. Con la firma. Farò i passatelli al Milliput del paesiello, così. Bene, buoni passatelli normali al Milliput. Normale.